Aida, libretto di Antonio Ghislanzoni, prima rappresentazione, 24 dicembre 1871, Teatro dell'Opera del Cairo. Verdi rispose al direttore dell'Opéra Comique di Parigi, Camille Duloclé, a proposito del soggetto che lo stesso Duloclé gli aveva proposto per la nuova opera destinata al Cairo. Ho letto il programma egiziano, è ben fatto, è splendido di mise en scène e vi sono due o tre situazioni, se non nuovissime, certamente molto belle. Ma chi l'ha fatto? Vi è là dentro una mano molto esperta, abituata a fare e che conosce molto bene il teatro. Sentiremo ora le condizioni pecuniarie dell'Egitto e poi decideremo. Menfi all'epoca della potenza dei faraoni. Egitto ed Etiopia sono in guerra. Radames, giovane capo delle guardie egiziane, è innamorato, ricambiato, della bella schiava etiope Aida, in realtà principessa d'Etiopia. Radames sta per essere scelto dagli dei come capo condottiero nella spedizione militare contro gli etiopi. Verdi accompagna la sublime romanza del tenore con una strumentazione molto semplice ma di estremo fascino. L'amore tra Ida e Radames è però ostacolato da Amneris, la figlia del faraone, anch'essa innamorata del guerriero Radames. Nel terzetto, Amneris finge di consolare Aida per capire quali siano realmente i sentimenti della schiava. Aida è dilaniata, ama Radames, ma il guerriero è stato prescelto per guidare la spedizione egiziana contro gli etiopi. La vittoria di Radames significherebbe la sconfitta del suo popolo e dell'adorato padre Amonasro. Nel tempio del dio Vulcano, Radames riceve la sacra investitura, è ora pronto per partire in guerra. Amneris è riuscita con l'inganno a far confessare ad Aida l'amore per Radames. Soprano e mezzo soprano si scontrano nel duetto che rivela l'orgoglio e la forza di Aida, che per un attimo, in nome dell'amore, affronta la rivale Amneris. Uno degli ingressi della città di Tebe. L'esercito egizio torna vincitore. L'inno, la marcia trionfale e il ballabile costituiscono il momento più scenografico e pomposo dell'intera opera. È l'immagine stessa dell'Egitto che celebra la propria supremazia. Thank you.
Sulle rive del Nilo, di notte, Aida aspetta Radames. La giovane intona una romanza che è l'addio ai cieli azzurri dell'Etiopia. Aida ha il presentimento di non riuscire mai più a rivedere la tanto amata patria. Al posto di Radames giunge Amonasro, re degli Etiopi e padre di Aida, portato in Egitto come ostaggio dopo la guerra. Amonasro, che ha capito che la figlia è innamorata di Radames, la costringe a tradire il suo amore, promettendole di riportarla in patria. Quando Radames arriva, Amonasro si nasconde e Aida gli fa confessare quale via seguiranno i soldati egizi. Ascoltata la conversazione, Amonasro esce allo scoperto e rivela la propria identità a Radames. Il guerriero capisce di essersi tradito e, disperato, si consegna al sommo sacerdote. Radames è condannato a morte, viene murato vivo. Ha solo il tempo di ripensare alla sua amata Aida, che non rivedrà più. Ma Aida ha scelto di sacrificarsi. Di nascosto si è intrufolata nella tomba per morire con Radames. Nel duetto finale, i due amanti sfortunati cantano l'addio alla terra che tanto dolore ha procurato loro e sono pronti per raggiungere insieme il giorno eterno. Il finale di Aida è stato definito come uno dei più straordinari nella storia dell'opera. Aida è un'opera legata alla storia. Commissionata da Ismail Pasha, il che divide Egitto, per l'inaugurazione di un teatro d'opera al Cairo, Aida è uno dei titoli più amati dai melomani di tutto il mondo, mettendo d'accordo intenditori e appassionati. Aida è un'opera che fa del doppio il suo punto di forza. La principessa etiope è divisa tra l'amore per il guerriero Radames e il padre. Amneris in lotta tra i propri sentimenti di giovane donna e l'essere figlia del re d'Egitto. Radames combattuto tra l'amore per Aida e la vittoria del suo popolo. Un conflitto che nasce dalla storia con la S maiuscola, perché Egitto ed Etiopia sono in guerra, ma si modella nelle infinite pieghe dei sentimenti. Ogni atto, ad eccezione del terzo, svela sulla scena questa doppia anima del dramma, con ambientazioni di luce ed ombra, quasi a voler rappresentare la realtà di facciata e la dimensione più intima che ogni uomo deve saper gestire con equilibrio in vita. Aida raccoglie in sé l'essenza della tragedia classica. Quando Ferdinand Hiller, famoso critico musicale tedesco, chiese a Verdi quale opera preferisse fra Don Carlos e Aida, il maestro rispose senza dubbio. Nel Don Carlos vi è forse qualche frase, qualche pezzo di maggior valore che nell'Aida, ma nell'Aida vi è più mordente e più teatralità. Non intendete teatralità nel senso volgare. Nella classifica delle opere di Verdi più rappresentate al mondo, Aida è al terzo posto. Nella classifica delle opere più rappresentate al mondo, Aida è al 13° posto.